Debutto amaro per Karel Zeman davanti al proprio pubblico. Il Chieti vince in maniera meritata, ma l'Alma, soprattutto nel primo tempo, non ha certo sfigurato. 4-3-3 dogmatico per la formazione del mister palermitano. 4-2-3-1 per il Chieti, che per l'occasione rispolvera Bigoni a sinistra, stante l'indisponibilità di Malerba, che scivola in panchina. Del Pinto e la Carra squalificati. Spazio all'ex di turno Perucchini. Subito la cronaca, Alma pericolosa in avvio con Cazzola, siamo al sesto minuto, da destra mette al centro, Berretti anticipato di un non nulla dalla difesa. Tredicesimo, ancora la JF con Zebi che di sinistro non inquadra la porta. Diciassettesimo, ancora Alma che gioca bene, ottima azione con Marolda che di testa impegna l'ex Perucchini, fischiatissimo dalla curva. Diciannovesimo, break del Chieti con un numero dell'argentino Alessandro, che dobbiamo dire non sappiamo che cosa ci faccia in Serie C2. Il tiro Orlandi di pugno si salva. Ventiquattresimo, bella combinazione AJF con Colombaretti Innocenti e il tiro di Bartolini fuori di poco. Al ventottesimo, quando meno te lo aspetti, il gol nero-verde, calcio di punizione della tre quarti del solito Fiore, l'imbucata di Emiliorini che beffa Orlandi con la difesa granata a fare le belle statuine. Il Fano potrebbe subito pareggiare dopo 30 secondi, intuizione di Bartolini per Innocenti che a tu per tu con Perucchini lo grazia incredibilmente. Al 32esimo è ancora l'Alma pericolosa con Marolda che però non inquadra la porta. 36esimo, Alessandro va via e spara in porta. Orlandi si salva alla grande, ottima la prestazione del portiere di Fermignano che dobbiamo dire dopo un avvio incerto si sta riscattando alla grande e risultando ogni domenica sempre tra i migliori. 40esimo, Cazzola scodella da destra, il Chieti si salva con molto affanno. Si chiude qui un primo tempo ben giocato dall'Alma Juventus Fano che obiettivamente non merita il passivo. Subito il secondo tempo con Ruscio opaca la sua prova, il tiro alto dal limite, break nero-verde 11esimo con Gammone che scalda le mani ad Orlandi. Siamo sempre intorno al quarto d'ora con Bigoni che va via a sinistra, il tiro dell'ex Tolentino, la parata di Orlandi. Ancora quindicesimo, testa di Innocenti che sbaglia un gol pressoché fatto, Perucchini si salva in due tempi ma il colpo di testa era piuttosto centrale e da un giocatore come Innocenti da quella posizione ci si sarebbe aspettati qualcosina di più. Ventesimo, proteste e forse ha ragion veduta Teatine per fallo di Colombaretti su Alessandro, il direttore di gara ignora la massima posizione per il Chieti, lo fa un minuto dopo anche ai danni di Marolda, anzi nel caso l'attaccante Lucano viene pure ammonito. 28esimo, cross di Fiore, testa di Alessandro, miracolo di Orlandi sul primo palo. Ancora la JF che ci prova in un confuso finale, dentro Misin per Cazzola e Piccoli per uno spento Zebi. Ci prova il fantasista ex Cesena ed Ancona, ma non, sai, 4 mesi senza giocare sono tanti. Bartolini per Innocenti, 36esimo, che non riesce a trovare la porta. 43esimo, ora è il Chieti che in contropiede va a nozze. Anastasi da buona posizione spara alto. 45esimo, ci prova anche Noviello che penetra da sinistra e Perucchini si ritrova la palla tra le mani. 47esimo, con l'Alma mai sbilanciata, è un 4-2-4 quello attuato da mister Zeman. Anastasi prima chiama al miracolo Cosso che sulla linea salva e poi batte imparabilmente il bravo Orlandi, finisce così 2-0 e il Chieti sempre più in zona playoff. Siamo con Karel Zeman, esordio sfortunato qui il tuo al Mancini, ma oggettivamente il Fano non meritava di perdere dal mio punto di vista. Primo tempo ben giocato, anche ottimamente, con trame di gioco che io a Fano non avevo mai visto ultimamente. Quindi ti devo fare i complimenti per il poco tempo che hai avuto, hai dato già un'impronta alla squadra, è chiaro poi che in campo ci sono i giocatori. La ringrazio per i complimenti perché almeno mi rimangono quelli, è dura perdere una partita del genere.
soprattutto perché i ragazzi penso abbiano dato il meglio di sé. Nonostante ciò non siamo riusciti a metterla dentro e purtroppo nel calcio è fondamentale. Che cosa vuoi dire al pubblico granata oggi deluso e amareggiato, e anche perché comunque non vede vincere qui al Mancini la propria squadra da un bel po'? Sì, credo che faccia male la sconfitta, come sicuramente fa male a noi, però io spero che abbiano visto le stesse cose che ho visto io, cioè una grande squadra. Siamo con Silvio Paolucci, un Chieti che sbanca il Mancini, finalmente le va bene dopo qualche punteggio non molto positivo quando allenava il Casoli, ma oggi vince anche in maniera sostanzialmente meritata contro un buon Fano, dobbiamo dirlo, ma la sua squadra dimostra ancora una volta che con i giovani ci va lontano. Sì, sì, è stata una bella partita, il Fano ha fatto secondo me anche un'ottima partita. Normale che l'episodio del gol, perché è una partita molto equilibrata, l'episodio del gol ha aperto un po' la partita per noi e loro si sono ancora di più aperti e noi in contropiede potevamo chiuderla prima, non ci siamo riusciti, però ripeto, sono molto soddisfatto della prestazione della mia squadra. Ecco, tanti giovani abbiamo notato, ma non solo noi, Migliorini che è un classe 92, Scuola Chievo, così come anche l'attaccante Alessandro, Gamone un 93, Bigoni che comunque è un giocatore marchigiano, quindi tutti lo conosciamo. Molti dicono che il futuro è nei giovani, lei lo applica sul campo e il Chieti è in zona playoff e pensiamo che salvo Scossoni poi questi playoff li giocherà. Sì, sì, la politica della società è stata una politica dei giovani, siamo partiti dall'inizio così e penso che insieme al Melfi siamo la squadra più giovane del campionato. E penso che stiamo facendo un qualcosa di straordinario per come stiamo giocando, per come lo stiamo facendo.